Sì, abbiamo un'interrogazione sul centro polisportivo di Via Carso. Questo gruppo consigliare, dopo aver constatato che nulla è stato fatto per ultimare il centro sportivo di Via Carso, questa interrogazione è diretta a lei, signor Sindaco, e all'assessore dei lavori pubblici Davide Serrano. Ha assunto l'onere di studiare tutte le carte, per quanto faticoso e impegnativo, perché ci sono faldoni da esaminare, relativi proprio a questa questione. Infatti avremmo desiderato festeggiare l'ennesima inaugurazione proprio di questo centro atteso dai cittadini locali, ma sappiamo che purtroppo non sarà così. Il motivo sotto gli occhi di tutti: il centro è ormai abortito e quindi inutilizzabile e non se ne conosce il motivo. Naturalmente non ci addentriamo in tutti quei calcoli, nelle lettere, nei fax di comunicazione tra aziende costruttrici, uffici tecnici, studi di fattibilità, prove di collaudo, tutto il materiale che comunque non si contesta perché è tutto tecnico. Viceversa, la nostra funzione politica e gli amministratori, quindi attesa questa funzione, riteniamo di avere il diritto e dovere di chiedere a questa giunta, in particolare all'assessore competente Davide Serrano, di fornire spiegazioni relative a questa triste vicenda della tentata costruzione di ciò che avrebbe dovuto essere appunto il centro polisportivo di Bocca. Non è possibile infatti passare sotto silenzio che quando un'amministrazione si impegna ad erogare un servizio essenziale come quello della fruizione da parte dei cittadini di un centro sportivo, e questo servizio alla fine non viene erogato, o meglio non viene neanche donato alla popolazione che ha creduto in questa amministrazione, la responsabilità del fallimento dell'impresa deve imputarsi a un solo soggetto, ossia all'amministrazione stessa che governa e che decide. La responsabilità politica infatti non può essere considerata come oggetto a sé stante rispetto a quello che accade conseguentemente alla scelta effettuata. L'assessore, il sindaco e la giunta in carica, infatti, non possono e non dovrebbero far passare il messaggio del abbiamo scelto il meglio, non è stato possibile concretizzarlo, non è nostra colpa, è colpa di noi, non si sa più. Questo secondo noi è il messaggio che l'attuale amministrazione ha cercato invano di comunicare alla cittadinanza. Tanto è vero ciò che a rileggere l'unica risposta ufficiale che l'assessore e il sindaco hanno avuto il coraggio di fornire, ovvero mi riferisco a questo manifesto, viene quantomeno da stupirsi, per usare un eufemismo. Tutti i punti riportati su questo manifesto, uscito soltanto per contrastare, secondo noi, una manifestazione organizzata da questo gruppo consigliare progetto locale, non certo per rispondere alle molteplici domande della cittadinanza, confermano la mancanza di assunzione di responsabilità dei protagonisti politici della vicenda e del tentativo di scaricabarile tipico delle amministrazioni che da troppo tempo si sentono al sicuro da ogni critica. Ci sentiamo quantomeno offesi in qualità di cittadini da questa pseudo risposta, che comunque è stata sconfessata e addirittura ridicolizzata dagli avvenimenti documentati perfino da soggetti che avrebbero dovuto fare gli interessi dell'amministrazione, e mi riferisco a tutti gli atti relativi proprio a questa procedura. Quanto infatti affermato dall'assessore del sindaco non più tardi del maggio 2010 non risponde al vero. Avete dichiarato che i lavori per la realizzazione del nuovo centro sportivo di Via Carso non sono stati sospesi né fermati. Non è vero che i lavori per la realizzazione non sono mai stati sospesi né fermati. Infatti la direzione lavori assunta da voi, dall'amministrazione assunta, tra virgolette, nella relazione del 10 gennaio 2011, quindi non più tardi del gennaio trascorso, dichiara, peraltro dopo 5 ordini di servizio relativi alla sospensione dei lavori, che i continui e pretestuosi ritardi hanno portato alla data attuale, ossia del gennaio 2011, la situazione di un cantiere che ha realizzato in modo erroneo ed incompleto le opere con 1010 giorni di ritardo, cioè scritto negli atti,
che anche depurati di sospensioni per cattivo tempo sono un ritardo esorbitante ed inaccettabile, e questo lo scrive la vostra direzione lavori. Peraltro dovrebbe essere quantomeno imbarazzante sapere che la stessa regione Lombardia, e anche questo è un atto ufficiale, tanto vituperata politicamente da questa giunta, aveva verificato solo un mese dopo questa risposta ufficiale, per cui nel giugno, la totale sospensione dei lavori. Scrive la regione il 16 giugno 2010. Esito delle verifiche effettuate, allo stato attuale non è possibile una verifica delle opere in quanto i lavori sono sospesi dal 16 ottobre 2009 e nel contempo non è possibile la verifica dei criteri che hanno dato luogo a punteggio. È opportuno un ulteriore sopralluogo a fine lavori che il Comune si impegnerà a ricomunicare. Si è riscontrata la struttura metallica della copertura, un piano pavimentazione in cemento lisciato, pannelli di tamponamento sul lato est e ovest. Continua l'amministrazione dicendo: i ritardi accumulati non sono riconducibili a responsabilità dell'amministrazione comunale ma a problemi tecnici. Non è vero. Fosse anche solo per quanto sopra considerato, ossia i 1.010 giorni di ritardo, ancora una volta si delinea quanto il nostro assessore e il sindaco non abbiano un senso di responsabilità per una scelta che loro hanno effettuato, ma che non hanno saputo portare a termine, non hanno saputo gestirla al meglio e non solo, non hanno saputo coordinare, dirimere, consigliare oppure effettuare scelte contestuali, risolutive, affinché non ci si trovasse in questa problematica situazione. Continua l'amministrazione. Ad oggi è stato pagato solo il lavoro già realizzato. Non è vero. E anche se fosse stato pagato solo il lavoro realizzato, è quantomeno imbarazzante dire che si è pagato qualcosa che non potrà mai funzionare né essere fruito dalla comunità, atteso che già sapevamo prima che ci sarebbero stati dei problemi.